Salve a tutti ragazzi, io sono un gamer a caso sul tubo e oggi siamo in un nuovo video di The Battle Cats. Se vi ricordate, nello scorso video avevamo conquistato l'Arabia Saudita, Dubai, Nepal e l'India e le Maldive. E avevamo anche sbloccato il gatto uccello. Ma adesso è disponibile all'acquisto tra gli special cats e il gatto samurai, che costa 90 cat food. E casomai io ne ho 85. Veramente, questa se non si chiama sfiga questa, allora non lo so. Comunque, ho un paio di skill points dall'episodio precedente perché lo sto registrando subito dopo. Quindi volevo spenderli un po' nel cooldown e poi nell'accounting. Ok, perfetto. Quindi andiamo nell'Arabia Saudita e attacchiamo i nostri nemici, ossia dei cani e gli altri animali. Oh mio Dio, proprio un deserto. E iniziamo con un ippopotamo. È tipo un mini boss l'ippopotamo, se non lo sapete. Mettiamo un po' un tempo, un paio di macho cat. E aspettiamo un po' per altri soldi. Intanto mettiamo un po' di macho cat per bloccarli dall'avanzare. Anche di tank, perché hanno tanta vita. Ok, stanno andando avanti abbastanza bene. Ok, sblocchiamo, cioè prendiamo un altro upgrade per i soldi. Mettiamo un altro macho cat, un altro tank, macho cat. Avete capito com'è la mia strategia per ora. Ho bisogno di guadagnare un po' di soldi. Dobbiamo bloccare il boss. Mettiamo anche lui, che fa anche qualche danno. E mi sa che questa sarà una buonissima occasione per farvi vedere come funziona il cannone del gas, il cat cannon. Ma hey! Ok. Facciamo un po' di soldi adesso. E arriviamo a 900 soldi e iniziamo a spammare truppe. Proprio spammamole. Facciamo un macho cat, però abbiamo bisogno di bloccare questo mostro. Dai, attraversa quella linea. Sapete che vi dico? Fire! L'abbiamo spinto un poco più indietro. Mettiamo anche un questo perché ha il knockback. Ok. Oh, l'abbiamo sconfitto. Bene. E abbiamo quasi maxato la produzione di soldi. Adesso la battaglia è un po'. Dobbiamo aspettare i nostri gatti che arrivano alla base. Poi l'attaccano. Sì, sapete com'è. Ho come l'impressione che uscirà un boss, perché succede sempre su questo gioco che come toccate la torre, pum, esce un nemico forte, un paio di nemici forti. Insomma, avete capito quello che intendo. Ma poi abbiamo maxato i soldi. Questa è una cosa importante. Perché? Perché così possiamo mettere più truppe più costose. Tipo un ninja cat. O un cow cat. Che arriva là lì, è bellissimo. Il gatto mucca. Siamo macho cat. Oh, è un altro ippopotamo, ovviamente. Questa non è neanche una lotta, dai, abbiamo già distrutto la base. L'avversario, intendo. Abbiamo vinto. Quell'ippopotamo non ha avuto neanche una sola speranza contro di noi. E abbiamo ottenuto dell'olio normale. E abbiamo sbloccato l'enciclopedia. Che cavolo è l'enciclopedia? Perfetto, non c'è niente.
Vediamo se possiamo potenziare qualcuno qui. No, è veramente costoso il tank. No, no. Sapete che vi dico? Mi terrò questi XP points e li userò più tardi. Ora andiamo a conquistare il Kenya. Ok ragazzi, siamo alla base ed è appena uscito un maiale rosso, perfetto, il momento perfetto per ritirarsi in e mettere uno psychic pack perché è bello. Andate, mix shield. Sì, è così che si chiamano in inglese. Perché adesso nel gioco i tank e i macho cat sono i nostri gatti un po' più principali per attaccare e difenderci, sapete? Ma poi più avanti nel gioco diventeranno soltanto mid shield. Serviranno solo a parare i colpi agli altri. Degli scudi felini diventeranno. Comunque è appena spawnato pure un ippopotamo. Che è un gran bel problema. Ma noi dobbiamo solo continuare a spammare truppe. Cos'è che funziona questo gioco? Spammi truppe o muori. Credo. Non ne ho idea. Per adesso è così per me. Un gatto lungo. Evviva. Sinceramente non so se posso mostrare l'evoluzione del gatto lungo su YouTube per il mio canale Family Friendly. Che sì. Non gioco sui gatti, cavolo. YouTube non mi potrà cancellare il video. Non ho mai monetizzato un singolo video su questo canale. Non ci guadagno niente. Mi piacerebbe guadagnarci qualcosa, ma non ce la faccio. Fatto sta che io la faccio perché mi piace YouTube. Non però, non lo faccio per soldi. Ma dico, ovviamente, anche con un pizzico di soldi per fare qualcosa che mi piace, sapete. Va bene, sto facendo una figura dicendo queste cose. Torniamo a spammare gatti. Ah, avevo appena messo un ninja perché non moriva più quel porco. È quello che è. È il quarto, come diciamo noi italiani. Vai gatto con l'ascia. Vai tank, vai maciocchetto. Abbiamo vinto. Tesoro? Stavolta no, strano. E a proposito di treasures, abbiamo sbloccato qualcosa. Collect. No, certo che no. Perché? Abbiamo 10.000 punti. Spendiamoli. Non li spendo ancora sui gatti perché è importante. C'è un paio di roba qua che bisogna spendere, tipo qua, che aumenta l'esperienza che guadagniamo. L'energy, che aumenta l'energia massima che possiamo avere. Efficiency costa tanto, però posso upgradare un po' il wallet e il range della torretta. Perfetto. Ok, andiamo alla battaglia di Madagascar. Ok, com'è che inizia? Abbastanza noiosa, taglio finché non diventa interessante. Ok ragazzi, è uscito un gorilla. E ci sta distruggendo. Oh mio Dio, ci sta distruggendo tutti i nostri gatti sto gorilla. Ma so io con cosa combattere. Vai mio gatto vichingo. E anche un tank. Perché sono buono. Altrimenti. Ci sta distruggendo. Oh mio Dio. Beh, c'è solo un eroe per questo. Il gatto mucca. Vai mucca. Vai gatto mucca. Mugatto. What? Cosa gatto? Sì. Oddio, non ce la sto facendo. Usiamo il cat cannon. Boom. Ed è ancora vivo. Mettiamo uno psychic cat allora. Un altro viking cat. Macho cat. No, no. Sta arrivando alla nostra base.
No. No. Cavolo, cavolo. Me la sto vedendo brutta qua, eh. Perché fa molti danni sto gorilla. Mettiamo un ninja su sto perché è un po' più veloce. Un macho cat, un tank. Non ti avvicinare alla mia base. Oh, è morto. Siamo al sicuro adesso. Non vi preoccupate, gattini della mia base. Siete al sicuro adesso. Quindi adesso spammiamo gatti. Me la sono vista brutta. E non ho neanche tirato fuori questo gatto. Poteva salvarci. Beh, non ho subito neanche un danno, certo, però... cioè, avete capito. Dai, voglio mettere un gatto con uccello, non lo metto quasi mai. Mi sa che non ce la faccio. Ok, magari almeno metterlo. È uscito un altro gorilla. Non me l'aspettavo. Vi giuro che non mi aspettavo il doppio boss. Ok, vabbè. Abbiamo un bel po' di truppe. Ok, ok, ok. Stiamo andando abbastanza bene. Mettiamo te. Oh, è morto, ok. Poi mettiamo un te alla pesca. Mucca. Psycho Cat, vai. Tank. Macho. Tutti. Ok, l'abbiamo... leggermente distrutto il Madagascar, eh. Mi dispiace per i pinguini. E boom! Distrutto, ci ha dato un bel po' di inferior. Aie, aie! Ci ha dato anche un bel po' di... c'è un nuovo gatto, devo concludere l'episodio, ragazzi. Vabbè, Special Cats. È lo zombie cat. Ok. Ma io voglio samurai cat. Quindi c'è neanche uno nuovo qua. Sì, fish cat. È un gatto che è un, è un pesce gatto. Ho sprecato tutta la mia esperienza per sbloccarlo. Vabbè, mission. Abbiamo ricevuto 20 cibi per gatti. E andiamo sulla cat guide. Cat guide. Boom, abbiamo ottenuto 5 cibo per gatti. E quanto costava lo gatto zombie? Perché mi sembra che era buono. Ti prego. Era quanto era? Era 110. 120, peccato. Ecco, qui c'è la grande domanda. Prendo il gatto samurai oppure risparmio per il gatto zombie? Lui ha attacco singolo, lui è più forte contro quelli nemici rossi. Sapete che vi dico? Credo che risparmierò soldi per il gatto zombie. Comunque, questo video... spero che questo video di The Battle Cats vi sia piaciuto. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. In un prossimo video di non so cosa. Ciao!